Bonus esauriti, panchina che ormai è un braciere, l'ex Sansovini sul percorso di una partita che per il Pescara equivale già ad un bivio, contro la matricola Virtus Entella, che nello scorso turno ha conquistato la prima storica vittoria in Serie B, bisognerà solo vincere con una grande prestazione per staccarsi da un imbarazzante ultimo posto, placare gli animi di una tifoseria ferita, salvare Baroni da un clamoroso ribaltone. Da salvare sinora prestazioni importanti alle quali però non sono seguiti i risultati. Qualche difetto dunque il Pescara se lo porta dietro. Mister Baroni. Parliamoci chiaro, io non è che sono matto che so benissimo che nei risultati in questo momento siamo penalizzati in maniera importante, le aspettative della piazza sicuramente sono giustamente importanti, e questo in questo momento ci vede tutti, no, in grande difficoltà dal punto di vista del risultato. Però ripeto, io l'ho detto subito a fine gara, ragazzi, l'ho ripetuto alla stampa, sono fermamente convinto che noi ne veniamo fuori, ne possiamo venire fuori, specialmente se andiamo alla ricerca di prestazioni importanti, è chiaro, togliendo e andando a limare quelle situazioni che in questo momento ci vedono penalizzati e oltre misura. Dobbiamo avere maggiore equilibrio. Come vi ho sempre detto, il calcio è transizione. In questo momento noi perdiamo palla male e ci vede sempre penalizzati, a volte per errori individuali, a volte per situazioni. Però questa è una situazione che dobbiamo assolutamente migliorare nel lavoro, la possiamo trovare solo lì. Per quanto riguarda l'infermeria, Salamon non sarà recuperabile per la sfida contro i Liguri. Se tutto procederà per il meglio, il polacco tornerà a lavorare dall'inizio della prossima settimana. Potrebbe essere disponibile per la gara contro il Crotone quando mancheranno in difesa Ciosic e Zuparic, precettati dalle rappresentative Under 21. Politano, toccato duro al ginocchio a Catania, sta lavorando a parte, in forte dubbio la sua presenza. Tegola, pesantissima quella che riguarda l'attaccante Melchiorri, vittima di un problema muscolare, e per lui la partita non sarà da protagonista. Sicura assenza dunque. La buona notizia riguarda Maniero, che è tornato in gruppo ed è pronto a riappropriarsi di una casacca da titolare.